Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato con un nuovo video tecnico operativo. Prendo spunto da un commento di uno di voi su uno degli ultimi video tecnici che mi chiedeva eh, di co che cosa sono le confluenze di prezzo e come utilizzare le confluenze le confluence nel, no, nel nostro trading, nel proprio trading. Eh, questa parola confluenza in price action, diciamo, viene molto utilizzata. Uh, non è così difficile in realtà la confluenza sarebbe quel, uh, quell'insieme di fattori che determinano una certa condizione e che insieme danno delle conferme quindi prendo un esempio uh, di un mercato che in questo momento sto seguendo che è la sterlina sullo yen giapponese che ha creato delle confluenze allora, se vi faccio vedere proprio quello che eh, sta avvenendo nelle ultime ore, quindi il setup di ieri, di questo momento siamo eh, la mattina, abbiamo una eh, barra FTV, allora, tanto per farvi capire, quella che si vede eh, qui, queste due barre, creano una FTV, quindi uno dei miei trigger di entrata, tra l'altro è anche un inside fake out, quindi è un doppio segnale che crea, diciamo, la possibilità oggi di cercare un entry tra oggi e domani su questo mercato. Quindi già questa è una confluenza, cioè già il fatto che il mio trigger in questo caso quindi l'inside fake out sia anche un FTV è già una confluenza, cioè sono due fattori che ci confermano la stessa cosa, cioè un trigger di entrata. Poi Andiamo su settimanale. Su settimanale ci troviamo con un mercato che aveva creato nelle ultime settimane un livello di chiusura importante in area 139,15,139 139, e proprio nella settimana scorsa è stato rotto al rialzo. Quindi diciamo che crea una conferma rialzista. Bene, questa conferma rialzista in questo caso viene confermata dal segnale e se andiamo a prendere il tipo di dinamica che ha creato il segnale, vedremo che avremo un'altra confluenza. Ovvero, prendiamo il swing di minimo e massimo dell'ultimo movimento rialzista, quindi l'ultimo swing low, l'ultimo swing ribassista, l'ultimo swing high, l'ultimo swing rialzista. Se prendiamo il minimo e massimo di questo swing low, swing low e swing high, eccolo qui, noterete che eccolo qua. Il segnale, quindi il nostro trigger, che è già in confluenza con un altro trigger, quindi sono due trigger insieme, quindi confluenza di trigger, ci crea una nuova ulteriore confluenza, che è quella del ritracciamento che va tra il 38 e il 61,8, quindi in questo caso in realtà ritraccia del 61,8%, potrebbe ritracciare anche del 50%, va bene comunque, quindi crea un'ulteriore confluenza di prezzo, cioè una conferma in più che questo setup è un setup interessante. Quindi abbiamo doppio segnale: abbiamo la confluenza del fatto che il ritracciamento del movimento è del 61.8, in questo caso del movimento ultimo di swing, dal minimo al massimo, e come dicevamo prima, confluenza di un weekly che chiude Settimana scorsa sopra i livelli precedenti, adesso sono sul daily ma non cambia niente, queste erano le chiusure weekly precedenti, settimana scorsa mi chiude al di sopra, quindi confluenza, cioè mi dice il mercato che c'è una conferma del long, c'è cioè forza rialzista, il ritracciamento arriva al 61,8 e recupera la forza in questo caso e quindi recupera nuovamente il livello di chiusura, quindi ulteriore confluenza di prezzo. Queste, per esempio, quattro confluenze mi stanno indicando tutte la stessa cosa, ovvero di comprare. Cioè di cercare di trovare un entry per comprare sterlina yen. Ecco che cosa sono le confluenze: cioè sono più cose che nel mio metodo, ovviamente, confermano una certa situazione. Ovviamente più confluenze abbiamo è meglio è. Se un mercato che sto seguendo ha una sola confluenza, cioè, c'è solo una cosa che mi dice la... di comprare, per esempio, è ovvio che non ci sono altre confluenze. Invece, quando ho più confluenze, è ovvio che quella... quella determinata situazione, quel determinato ambiente è più interessante. Quindi non è difficile, non è nulla di impossibile da capire, poi col tempo, facendo le dovute esperienze, mantenendo sempre lo stesso metodo, cercando quindi di migliorare su quello, cioè si crea una certa no, una certa capacità nel visualizzare alcune dinamiche e quindi vedere anche il fattore appunto delle confluenze. Ok. Quindi questo era l'esempio così eh, lampante soprattutto dei nostri giorni e quindi mi, mi andava di fare un esempio su questo. Ovviamente ci potrebbero essere altre mille e più eh, possibilità mh, di vedere confluenze tra weekly, tra daily, weekly daily 4 ore anche a volte, eh, vedendo appunto i livelli, vedendo come si appoggia, vedendo le estensioni, i ritracciamenti, i trigger. Quindi con l'influenza ce ne sono di, di un sacco di tipi, però ecco, questa potrebbe essere, qui ci sono quattro confluenze, quindi sicuramente molto interessante come esempio pratico per farvi capire le confluenze. A questo punto io vi saluto, vi auguro una buona continuazione, noi ci vedremo al prossimo video, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti, al prossimo video.